Avevamo pensato anche con i ragazzi che sono in Piazza Dante, occupi Pisa e che hanno, diciamo, partecipato in valle a tante manifestazioni, di portare qui in questa festa questo dibattito, sia per unire un pochino, no? Le persone che militano a Pisa, che sono su un certo fronte a Pisa, però in modi diversi, sia per affrontare questo tema del no TAV non solo come un'opposizione a un treno, come diceva Gianna, ma come una cosa che coinvolge davvero un cambiamento del modo di vivere e di produrre, che credo sia una delle cose che ci unisce. Poi dobbiamo fare tanta strada, dobbiamo chiarirci, dobbiamo parlare molto, però abbiamo, diciamo, un orizzonte che ci unisce, è quello contro il liberismo e per un nuovo tipo di... Però non la faccio tanto lunga, anche perché piove. E allora, e qui ci sono Gianna del movimento No TAV della Valsusa, Simona Baldanzi che si è occupata della TAV del Mugello e soprattutto dal punto di vista dei lavoratori della TAV, no? Che sono rimasti davvero sottoterra in tutti tutto i sensi, bagnato. Che non hanno avuto nessuna visibilità solo quando qualcuno moriva. Lei ha scritto questo libro che si chiama Mugello sotto sopra, che se qua lo volete, qui ci sono delle foto, che è molto, molto interessante, perché la TAV è un'opera brutta non solo per, diciamo, per chi la subisce all'esterno, ma anche per chi la deve costruire, e prevede dei rapporti di lavoro assolutamente, assolutamente assurdi. E poi ci sono i compagni del comitato No Attraversamento di Firenze, che anche loro hanno le loro cose importanti da dire. E basta, io passerei la parola a loro. Chi comincia? Ciao a tutti. State al coperto, mi raccomando. Anche perché ci penseranno già gli altri a metterci allo scoperto, soprattutto sul piano economico, perché una delle osservazioni immediate che va fatto parlando di TAV è quella collegata al meccanismo economico che la supporta, che la sostiene, indipendentemente dal luogo dove deve essere realizzata. Fu proprio il Cosimato a definirlo modello TAV. Ed è un modello economico che si riassume brevemente e facilmente per i non addetti ai lavori come me, no? Perché io non sono né un economista né... Ma è un modello economico che si riassume dicendo che si vogliono garantire grandi profitti a pochi privati grazie al denaro pubblico. Questo rende evidente che oltre a essere un motore di ingiustizia sociale è anche un motore di peggioramento del debito pubblico, di questo mostro con cui ci stanno facendo passare i peggio provvedimenti, le peggio cose, ovviamente a carico delle categorie più deboli e continuando a tutelare coloro che in realtà di tutele avrebbero sicuramente meno bisogno. Quindi anche il fatto di prospettare il TAV come un meccanismo di propulsione dell'economia, come una possibilità di creazione di posti di lavoro, come un portatore di sviluppo, è in realtà una baggianata, come credo si dica più o meno da queste parti. Perché di fatto è un meccanismo che, come dicevo prima, determina un'ulteriore crescita del debito pubblico, che mi sembra sia l'ultima cosa di cui si ha bisogno in questo momento. L'altra premessa fondamentale da fare e da non dimenticare mai è che qualunque considerazione, qualunque discorso facciamo sul TAV, non dobbiamo dimenticare che parliamo di un'opera fondamentalmente inutile. Anche questo non è uno slogan. Dire che il TAV, in particolare in Val di Susa, è un'opera inutile
è un'affermazione basata su dei dati di fatto confortati da ricerche, studi e lavori sottoscritti da fior fior di ricercatori, di studiosi, di professori, di tecnici, visto che è una parola che in questi tempi si mira ad usarla per dare grande sicurezza. Poi in realtà a quanto pare siamo in mano a tecnici che hanno bisogno di altri tecnici per sapere cosa fare, e quindi tutta questa sicurezza in realtà non la danno. I nostri tecnici non hanno bisogno di altri tecnici, ci sono arrivati da soli con la loro professionalità, con le loro conoscenze, ed è stato in vari modi dimostrato che la linea attuale è assolutamente sottoutilizzata, siamo a un utilizzo che si aggira intorno al 30% della sua potenzialità. Hanno dimostrato che le merci da trasportare sono in calo, che non ci sono prospettive in futuro perché il modello di produzione e di trasporto sta profondamente cambiando, quindi non ci sono prospettive di saturazione di questa linea, per cui il TAV risulterebbe appunto un inutile e devastante doppione. Io vorrei evitare per il momento, se poi ci sono domande specifiche, se sono in grado e magari anche Lallo può aiutarmi, di rispondere ben volentieri, però come dicevo con Daniela, in questo contesto riflettevo venendo giù l'altro ieri, insieme alla speranza di prendere un po' di sole, mi veniva in mente che questo contesto avrebbe richiesto una riflessione su che cos'è il TAV a livello di devastazione sociale. E io mi trovo spesso a dire, poi con l'età uno diventa un po' ripetitivo, è una frase che dico spesso, il TAV ormai è un'icona del modello di tra virgolette crescita che ci vogliono proporre, cioè riassume in sé tutti gli aspetti negativi di questa stramaledetta crescita, di questo stramaledetto sviluppo. Per quanto riguarda l'obiezione al TAV, io preferisco parlare di modello di società, perché non è un modello di sviluppo quello che mi interessa un modello di qualità della vita, di qualità delle relazioni. In questo quadro non c'è proprio posto per un'opera che devasta ambientalmente, che comporta disastri economici difficilmente tamponabili e che devasta anche socialmente, perché chiaramente rovinare in maniera irreversibile un ambiente delicato come quello alpino non può non incidere sulle comunità che ci vivono, sulle produzioni che in quei territori si fanno, badate, produzioni anche che in passato sono state sostenute con denaro pubblico, perché sulla famosa strada dell'Avanà, che è quella chiusa al cancello centrale, militarizzata ormai dal 27 giugno scorso, ci sono delle vigne dove si produce un vino, e quella zona è stata riqualificata perché era stata, guarda caso, devastata dai lavori dell'autostrada, stata riqualificata anche con il concorso di denaro pubblico per il ripristino di un vitigno autoctono, e adesso si ha una produzione contenuta ma di qualità che quest'anno è stata pesantemente danneggiata, non solo dai CS, ma è stata danneggiata proprio perché i proprietari non hanno potuto curare le loro vigne se non sottoponendosi a lunghi controlli per poter varcare il checkpoint, perché purtroppo ci troviamo ad usare anche questo linguaggio estremamente bellico, perché la situazione in Val di Susa è molto vicina a una situazione sì, io non voglio usare, no, non voglio usare paragoni troppo forti perché ho troppo rispetto di quelle situazioni, però diciamo che è una situazione di calpestamento della democrazia e della libera circolazione dei cittadini. Per tornare anche agli aspetti sociali, partendo da un particolare che può sembrare appunto così forse un po' folcloristico e marginale come quello della vendemmia, la vendemmia, soprattutto quando si parla di vigneti piccoli, di appezzamenti piccoli,
viene da sempre storicamente effettuata con il concorso delle famiglie, degli amici, e poi sfocia in un momento conclusivo sociale di condivisione. Infatti ci sono molte musiche, danze, riti collegati alla vendemmia, credo paragonabili a quelli che ci possono essere al momento della mietitura, cioè il momento del raccolto, momento del contatto diretto con il frutto di un tuo lavoro che porti avanti per un anno, e poi solo in quel periodo si può tramutare in un bene tangibile, no? Un bene non solo in chiave economica, ma proprio anche di soddisfazione, di realizzazione della tua fatica, delle cose in cui credi. Bene, quest'anno non è stata possibile. È stata possibile perché esisteva una lista che conteneva esclusivamente i nomi dei proprietari dei vigneti, erano gli unici autorizzati a varcare questo checkpoint, e quindi anche la vendemmia evidentemente ha risentito pesantemente di questa situazione. Ho usato questo esempio per ragionare appunto su quell'aspetto di devastazione sociale che cercavo di evidenziare prima. Ce l'abbiamo anche qui. C'è anche il vino. Ah sì, chi lo vuole, non è esattamente quello dell'Avanà, ma è sempre un vino della Val di Susa. Apro una piccola parentesi, visto che Carlo me ne offre l'occasione, il contributo che viene richiesto per assaggiare questo vino è un contributo che viene totalmente devoluto a Luca Abbà, che è il ragazzo, il contadino della valle, che per difendere la sua terra mesi fa ha deciso di interporre la sua azione, del suo corpo, nei confronti dell'invasione della polizia. È salito sul traliccio, sapete com'è andata, approfitto per dirvi che fortunatamente Luca sta sempre meglio, sta progressivamente migliorando, ma evidentemente trascorrerà ancora parecchio tempo prima che possa tornare al suo lavoro. E allora questo collegamento non è solo uno spot pubblicitario per invitarvi ad assaggiare il vino e a darci una mano a sostenere Luca, cosa che si può fare anche acquistando un libro che è stato scritto in collaborazione con Luca, ma per agganciarmi appunto a queste valutazioni di tipo sociale. Il movimento è anche questo, il movimento non lascia solo nessuno. È chiaro che il problema principale, quello che ci ha tolto il fiato, quello che ci ha tenuto in sospeso inizialmente, è stato che Luca ce la facesse, cosa che lì per lì nessuno ha pensato. Ma poi si pongono dei problemi concreti, reali. Un contadino che per mesi e mesi deve rimanere in ospedale e che avrà bisogno di un lungo periodo di recupero, mentre da un lato si ringrazia la sorte che gli ha consentito di superare un trauma così grande, dall'altro è evidente che questa situazione comporta dei problemi nudi e crudi di sopravvivenza. Luca non è stato e non sarà lasciato solo dal movimento, non solo in Val Susa, ma anche da tutti quelli che ci sostengono, e questo è un modo non per, come dire, elemosinare un aiuto, ma è un modo per condividere un momento di difficoltà di cui l'intero movimento si fa carico. Bene, io credo che questi siano messaggi sul piano del sociale che non possono essere trascurati, che sicuramente non interessano i nostri avversari, anzi probabilmente li sbeffeggiano, li ritengono questioni assolutamente marginali. Per noi sono sostanziali, per noi questo è essere il movimento. Questa in realtà, da un'opera così devastante, così impattante e, ripeto, non mi stancherò mai, così inutile, verrebbero completamente triturati e maciullati. I nostri avversari usano dei luoghi comuni e degli slogan, allo stesso tempo accusano noi di usare esclusivamente degli slogan. Il problema è che, è vero, come tutti i movimenti, anche noi abbiamo i nostri slogan. Anche dire il TAV è un'opera inutile, devastante e economicamente non sostenibile è uno slogan. Peccato che dietro ognuna di queste tre affermazioni ci sono, come dicevo prima, fior di studi che hanno dimostrato la concretezza di queste affermazioni, mentre dietro gli slogan della parte contraria, tipo porta sviluppo,
gruppo, tipo, rimaniamo, se non la facciamo rimaniamo isolati dall'Europa, tipo, portiamo lavoro in valle, sono oggettivamente degli slogan vuoti e cercherò di dirlo in poche parole anche per non togliere spazio agli amici che sono qui accanto a me. Il fatto di portare sviluppo ci impone di chiederci più che mai in una sede come questa, come dicevo prima, quale sviluppo, quali merci produrre, quali trasportare e soprattutto perché trasportarle. E a questi dati sulla diminuzione progressiva della produzione e del trasporto di merci, la controparte non ha mai ribattuto con studi analoghi. Basti dire che i famosi 14 punti che il governo ha deciso di comunicare, tra l'altro pubblicandoli su un giornale, quindi nemmeno tramite un atto formale pubblico, non c'è la citazione di uno studio, di una ricerca, di una fonte scientifica da cui quelle affermazioni sono tratte. A quei 14 punti i nostri tecnici hanno risposto, scusate il gioco di parole, puntualmente, e tutte le risposte sono corredate di riferimenti. Questo si trova sui nostri siti, così come sul sito del governo si trovano i 14 punti. Tutte le 14 risposte sono corredate di riferimenti scientifici che danno indicazioni degli studi da cui si attingono i dati, che danno riferimenti rispetto ai modelli matematici che vengono utilizzati per fare le affermazioni che vengono fatte. Quindi questo sullo sviluppo. Sul fatto che porti lavoro è notizia degli ultimi 10 giorni, è uscito un articolo in cui alcuni esponenti delle nostre istituzioni, anche con ruoli importanti, tipo l'assessora ai trasporti della regione Piemonte, che hanno denunciato indignati il fatto che le ditte che hanno vinto gli appalti connessi al cunicolo esplorativo, che è quello di cui si parla quando si parla di Piemonte, non si parla ancora del cunicolo, del tunnel della ferrovia, indignati hanno denunciato il fatto che queste ditte non hanno tra il loro personale gente della valle. Devo dire che queste affermazioni mi agitano ancora di più, non tanto solo rispetto al TAV, ma rispetto all'ignoranza delle regole amministrative e istituzionali che un assessore regionale dovrebbe conoscere, perché le conosce anche l'ultimo dei consiglieri di un piccolissimo comune. Un appalto che contenga l'obbligo di assumere in determinate persone o in una determinata zona si configura come turbativa d'asta. E noi l'abbiamo sempre detto che questa condizione di assicurare lavoro alla valle non sarebbe stata, a parte che teoricamente, almeno a me personalmente interessa relativamente, perché non è che se mi danno 10 posti di lavoro a 10 km da casa mia me ne frego del fatto che il resto del mondo sta andando in miseria, ma comunque, visto che uno degli slogan che utilizzavano era questo, è un altro slogan vuoto, perché era una condizione assolutamente non realizzabile. Il fatto di rimanere isolati dall'Europa, lo dissi già quando ho avuto il piacere di venire qui dagli amici di Pisa, girando l'Italia, e in questi mesi l'abbiamo girata proprio tanto, utilizziamo l'occasione per tranquillizzare i nostri connazionali e assicurare che noi in Francia ci andiamo, e ci andiamo già da un tot di tempo, e poi siamo anche collegati incredibilmente con la Svizzera, con l'Austria, cioè, questa è una notiziona, quindi prendetene atto, perché questo isolamento in realtà non esiste, tant'è vero che il collegamento diretto, il treno diretto da Torino a Lione esisteva ed è stato tolto già da qualche anno per mancanza di passeggeri. Allora, questi ci sembrano elementi concreti per dire che quando si dice che si rimane isolati, che quel collegamento è indispensabile, è uno slogan vuoto e non supportato da contenuti sostanziali. Non a caso hanno smesso di parlare di alta velocità per i passeggeri, ne hanno parlato di merci, battuto il naso contro il fatto, due fatti, uno che come dicevo prima le merci sono in calo, due
le merci nel resto d'Europa non viaggiano sull'alta velocità, per cui le merci verrebbero frullate esclusivamente negli 80 km della Val di Susa per poi essere spostate sulla linea tradizionale. Ieri è passata una ragazza francese, carina, gentile, mi guarda sorridendo e dice: ma perché siete contro? Io sono francese, noi abbiamo il TGV, va così bene, voi non volete dei treni più veloci. Ed è caduta dalle nuvole, uno quando le ho detto che il TGV gira sulla nostra linea, perché il TGV passa sull'attuale linea storica della... Due, quando le ho detto che questa seconda linea verrebbe costruita per le merci, come lei ben sapeva, le merci in Francia viaggiano sulle linee tradizionali. Ah, ma allora se le cose stanno così, mi ha detto, le cose stanno così e qui ci imbattiamo in un altro grande problema, quello di riuscire a farle passare questa informazione, perché anche persone più sensibili, più aperte, quelle che leggono i giornali, ahimè leggono i giornali e i giornali sono mediamente, se non quasi totalmente, asserviti agli interessi della parte proponente, perché poi guarda caso sono i proprietari dei giornali magari, no? O hanno interessi, sicuramente sono giornali che magari sono strettamente collegati al sistema bancario e finanziario, e siccome il meccanismo che vuole supportare questa proposta è un meccanismo a favore dell'alta finanza e delle banche, capite che di obiettività dell'informazione è difficile parlare. Questo è un problema oggettivo per noi. Abbiamo i siti, giriamo l'Italia, parliamo, stampiamo, scriviamo, ma è chiaro che abbiamo di fronte Golia. Davide però è riuscito ad abbatterlo e questa è la cosa che ci tiene in piedi, insieme alla certezza di avere solidarietà, affetto, ma anche partecipazione concreta in tante parti d'Italia, e Pisa ben figura in questo quadro. Anche questa è una dimensione sociale, una dimensione di relazione che credo valga la pena salvaguardare e che faccia la differenza e che segni una qualità di vita e di rapporti, che sicuramente il modello che invece ci vogliono imporre, e non a caso tentano di imporlo con la forza, perché è chi non ha motivi e ragioni in genere che ha bisogno di utilizzare la forza. L'ultimissimo punto, e poi taccio davvero, è questo dell'utilizzo della forza e della mancanza di democrazia. La mancanza di democrazia nel modello TAV è determinata anche dalla mancanza di trasparenza dei percorsi decisionali. Quando sentite dire ma è stato deciso, tra l'altro poi sul banchetto trovate, abbiamo stampato un articolo di Ivan Cicconi, che dice TAV chi ha deciso, in realtà anche questo è un luogo comune, una decisione che si dice presa, che in realtà non è mai stata in qualche modo formalizzata, così come si dice c'è l'accordo con la Francia per iniziare i lavori, peccato che l'atto che hanno firmato a gennaio 2012 ha al primo punto del primo articolo di quell'atto: questo atto non ha l'obiettivo di consentire l'avvio dei lavori. Già bizzarro sottoscrivere un atto internazionale dicendo che cosa non è quell'atto, e dice chiaramente che non è l'atto che può dare il via ai lavori. Non è vero che in Francia i lavori sono partiti, eppure alla televisione hanno detto che in Francia hanno solo più da abbattere il diaframma e sono già lì, no? Sono già in Italia. Non è così, e tra l'altro anche in Francia sta nascendo un fronte di opposizione. Ecco, questa è oltre, è mancanza di democrazia, perché quando si usa la forza e quando si nega un'informazione trasparente, beh, io non esito a definire una situazione di stampo prefascista, perché da lì si partì, dalla limitazione della libertà personale e dalla limitazione della libertà di stampa. L'Italia è al 61esimo posto per libertà di stampa. Credo che per un paese che vanta il fatto di essere tra i big del mondo, ecco, sia una cosina che preoccupa alquanto. Questi sono alcuni dei nemici contro cui dobbiamo combattere. E, ripeto, Davide Golia l'ha battuto, io credo che Golia la troverà dura, soprattutto se continueremo a avere la solidarietà di molti come quella che ho
respirato anche ieri sera nella bellissima piazza del concerto di ieri. Grazie. Io sono quella che invece ha subito tutta questa storia e sempre ad fare testimone a un territorio ormai cadavere, cioè stiamo a fare la vigilia al morto, insomma, rispetto a quello che poi si sta creando ormai da 20 anni in Val di Susa, e Mugello l'ha completamente accettato e sta accettando di tutto, perché no, non ci dimentichiamo che oltre a Tava sta passando la variante di Valico, la terza corsia, l'area di sosta più grande d'Europa, perché materiale di risulta è un altro dei punti strategici di queste grandi opere. Dove li mettiamo, cosa sono? Sarebbero rifiuti, dovrebbero andare in discarica. In realtà spesso ci inventiamo delle nuove opere di cui abbiamo naturalmente tutti bisogno, e quindi ora a Barberino si sta realizzando quest'area di sosta pari a 25 campi da calcio per ospitare tir e per creare un mega autogrill. Lo dico subito così perché è una delle informazioni che non passa mai, nessuno ne sa, ma di nuovo sono questi ora al momento la presenza di nuovi cantieri in Mugello. TAV. Quando io ho fatto la tesi di laurea su, mi allaccio a quello che diceva prima, su i rapporti proprio fra questi lavoratori impegnati nei cantieri dell'alta velocità e la società locale, intesa proprio come abitanti del Mugello, amministrazioni, associazioni, quindi volevo andare a capire che rapporto ci fosse fra questi lavoratori e tutto il resto e tutto l'intorno. Intanto ho scoperto la realtà del campo base, quindi il cantiere, ma c'è anche questa realtà dove vivono, mangiano, dormono questi lavoratori, che stanno 24 ore su 24 a contatto con i loro colleghi. Quindi io dico sempre, ma se chiunque, cioè qualsiasi lavoro voi facciate, pensate di vivere, mangiare, dormire, ragionare con i vostri colleghi, anche il lavoro più bello potrebbe diventare la cosa più insopportabile. Questi campi base sono strutture totalizzanti, tanto sono recintate, tanto non c'è un accesso libero, non si può andare a trovare un lavoratore che sta lì dentro, perché il campo base è sempre luogo di lavoro, è come nessuno potrebbe entrare in una fabbrica perché lì ci si lavora, in realtà il campo base è dove vivono questi lavoratori, ma non si può entrare neanche lì. Io ci sono entrata grazie a permessi dell'università, grazie ai rapporti col sindacato, e quindi ci sono andata come studentessa. Ma se no non ci posso entrare come cittadina del Mugello che va a trovare un'altra persona, un lavoratore che sta lì. Queste strutture intanto divise molto gerarchicamente, perché c'erano gli alloggi per gli impiegati, gli alloggi per gli operai. Infatti gli impiegati avevano le camere singole, gli operai no. Le mense sono divise fra la stessa mensa, fra operai e dirigenti. La parte degli operai c'erano queste fantastici poster delle bellezze del Mugello, la parte dei dirigenti, questi fantastici progetti della grande opera. Naturalmente immaginatevi centinaia di tute arancioni là dentro, e immaginatevi dialetti di tutte le parti d'Italia, ma soprattutto del meridione, perché dentro queste grandi opere c'è anche la questione meridionale, c'è anche la questione della malavita, c'è anche la questione del caporalato, e c'è anche la questione di un sud che non si sviluppa, che continua a emigrare, che non ha mai smesso di trasferirsi alla ricerca e sotto il continuo ricatto del lavoro, che poi è un lavoro e spesso è monoreddito, quindi queste famiglie dal sud vivono solo col lavoro del capofamiglia, della presenza maschile. Quindi un ambiente totalmente maschile, chiuso all'esterno, con tutti questi questa totale assenza di spazi e anche di vita comune. Io mi ricordo che c'era questo fantomatico lab con una macchinetta del caffè, una televisione e un telecomando ingabbiato posizionato su una staffa, che ti dava già l'idea di una sorta di abbandono, di non senso di questi rapporti sociali e di quello che vorremmo trovare nel rapporto con gli altri anche sul posto di lavoro, no?
Addirittura nei campi base erano previsti campi da tennis, cioè c'erano proprio, perché notoriamente tutti sanno che un minatore esce dalla galleria, non vede l'ora di mettersi il completino per giocare a tennis. Questi campi, naturalmente l'erba è cresciuta, sono stati trasformati in campi da calcetto, ma anche lì non c'era modo perché i lavoratori lavorano a turni, quindi non era possibile neanche fare una squadra, un torneo, neanche di distrarsi da questo punto di vista, quindi questi campi sono stati abbandonati, infatti in quelli successivi hanno tolto anche direttamente gli spazi sociali e non c'è neanche un campetto. Ecco, questi lavoratori vengono da fuori, quindi confermo il fatto di smentire che il lavoro, no, lavoro da Mugello, niente. C'erano solo qualche operaia addetta alla mensa, ecco, che veniva dal Mugello, tutto il resto veniva da fuori. Questo crea anche una difficoltà per entrare in rapporto con la società locale, per comunque fare amicizia, per creare un rapporto di integrazione, perché questi sono completamente isolati e non hanno rapporti con nessuno. Il quarto turno, perché lì è stato applicato, come ci fanno passare il modello TAV per la grande opera, ce lo fanno passare anche per i rapporti di forza e rapporti lavorativi, perché lì è stato sperimentato questo quarto turno e poi è stato esportato a livello europeo come modello sia di sicurezza che di come dire, benessere anche del lavoratore. Perché una cosa agghiacciante era pensare che 79 km di percorso della tratta fra Firenze e Bologna ci sarà immaginati un morto a chilometro. Quindi questo sentivi dire dai sindacati, non solo dall'azienda, ma dagli stessi rappresentanti sindacali. Quindi se ce ne sono stati meno è andata di lusso. Questa era un po' l'idea. Il quarto turno, che è a ciclo continuo, che non è un turno che si può dire indispensabile, si ritorna lì alla lavorazione della galleria, perché la galleria può essere interrotta, il fronte di scavo si mette in sicurezza e si può smettere di avanzare. No, tutto doveva essere incentivata la velocità, che poi in realtà il Mugello ha smentito, perché di anni ne sono passati notevolmente di più di quelli previsti, però sfruttiamo questi lavoratori, facciamo il ciclo continuo e prevediamo questo ciclo di turnazione: 6 giorni di lavoro e 1 di riposo, 6 di lavoro e 2 di riposo, 6 di lavoro e 3 di riposo. Questo perché, firmato prima ancora che venisse posato la prima baracca del campo base, sia dalle aziende che dalle rappresentanze sindacali, perché sapevano i lavoratori venivano da fuori e che questi 3 giorni di fila di riposo potevano far gola a loro per tornare a casa. Quando poi, se vengono dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Sardegna, immaginate cosa significano 3 giorni di riposo, come ti dicono loro, fanno il giro del tavolo, tornano a casa e ritornano su, perché poi questa grande velocità che ci promuovono a tutti sta diventando in realtà lentezza di tutte le altre linee ferroviarie, di tutte le altre strade, di tutto quello che ci stanno togliendo, perché TAV non è solo un di più, ma qualcosa ci sta anche togliendo del resto, quindi di tutte le tratte ferroviarie, di tutti i treni notturni che ora hanno tolto, che sono proprio quelli che prendevano questi lavoratori dal nord per tornare al sud, per pagare un prezzo più accessibile e anche perché poi ora non c'è alternativa per muoversi se non prendere la propria macchina. Anche questo è. Quindi immaginatevi anche i lavoratori che finiscono il turno di notte dopo 8 ore in galleria e prendono una macchina per farne 10, 11, 12 e tornare a casa. Quindi aumentano anche gli incidenti in itinere perché questi sono stanchi e si mettono in moto. Ecco, tra l'altro è l'unico settore che definirli insomma dei lavoratori usuranti è dir poco, ma anche lì c'è una distinzione perché la divisione dei lavoratori è anche in base alla distanza dal fronte, per cui se sei 10 metri più distante dal fronte non sei più un lavoratore usurante, quindi c'è proprio tutta una serie di categorie. Ma anche per loro che è usurante e che stare in galleria è un lavoro faticoso, ecco, 6 notti consecutive non esistono in nessun settore, ma è stato applicato lì, è stato applicato per fare il treno ad alta velocità nel Mugello ed era anche un vanto tutto questo.
Ecco, rapporti naturalmente col territorio non ci sono stati. Tanto l'alto turnover, perché poi questi con un rapporto di caporalato e anche di nomadismo e di trasfertismo, loro non si stanziano lì, si trasferiscono dietro altre opere, ricercano altri tipi di lavoro e tutto quanto, quindi c'è un alto turnover. C'è un'alta percentuale di lavoratori che sono parenti, questo ti dà l'idea del ricatto e c'è ancora più forte per questo tipo di lavoro, perché io ti assumo, stai attento che poi se mi metti i bastoni fra le ruote licenzio non solo te, ma tuo fratello, tuo nipote, tuo figlio, tutti questi rapporti di forza diventano ancora più potenti da parte dell'azienda. E il campo base che sembra funzionale non solo a fare più straordinari, perché i lavoratori stanno lì, sembra sempre che lavorino, loro dicono vabbè, se io devo stare in questo campo che non mi dà niente, dove tutte le ore anche libere mi sembrano di lavoro, io sono spinto a fare più straordinari per accumulare più giorni per tornare a casa da quella che è la mia vera vita, ma che in realtà non si realizza se non una volta al mese, lì solo per quei pochi giorni. È funzionale all'accettazione dell'opera. Perché? Perché prima, almeno il Mugello l'ha visto con la costruzione della 1 negli anni 60, dove arrivavano le famiglie, dove cioè, i lavoratori portavano su le mogli, le compagne, i figli, i parenti e si stanziavano lì, si creavano dei rapporti e dei legami sociali, quindi si impegnavano magari i lavoratori nella camera del lavoro, piuttosto si iscrivevano a un partito, a un'associazione, c'era una sorta di società che si ricreava per un lavoratore e si trasferiva in un contesto. No, lì dentro vengono chiusi lì, quindi non hanno problemi le amministrazioni locali a doversi dotare di servizi per questi lavoratori, che non c'è bisogno di più scuole, di più ospedali, di più strutture, di più servizi, e si chiude chi viene da fuori, che un po' ricorda i CPT, un po' ricorda tutta la questione degli immigrati, così non si dà fastidio. E questa idea di ordine pubblico era avvertita soprattutto dai più giovani, sono pochi dentro cantieri, l'età media è elevata, ma quei pochi che c'erano mi raccontavano di quanto per loro era umiliante e in un certo senso veramente pesante arrivare la sera, trovarsi a uscire, varcare la soglia del campo base e trovarsi i carabinieri a chiedergli i documenti, come se no, uscissero da un carcere, uscissero da una situazione particolare di cui si temesse qualcosa. Ecco, questo è un po' a grandi linee quello che ho visto io, quindi poi se dopo ci sono domande o riflessioni da fare mi piacerebbe anche partisse un po' di dibattito. Questo è per farvi un primo quadro e poi passare la parola a loro e a Firenze, si spera ancora. Grazie. Abbiamo visto prima dalla Valzusa, diciamo, un'opera che ancora è praticamente quasi ferma, quindi sono riusciti questa volta. Abbiamo visto la realizzazione nel Mugello e noi a Firenze ci troviamo praticamente nelle stesse condizioni, con un grande progetto un po' della Valzusa, con un grande progetto di sottotraversamento della città di Firenze, per capire un po' come funziona chi conosce Firenze. L'alta velocità bassa in questo momento a Firenze si può prendere e c'è anche la stazione che è Santa Maria Novella. Il progetto è quello di interrare, quindi far andare in tunnel da Rifredi e far risbucare dopo Campo di Marte solamente le linee di alta velocità. In pratica tutto il resto in superficie dovrebbe rimanere un po' com'è. Il problema fondamentale è quello che innanzitutto, dovendo andare sottoterra, si può anche decidere un po' il percorso, diciamo, e invece il progetto prevede due angoli di 90 gradi, perché Campo di Marte rispetto al Rifredi è un po' disassato e ci sono due angoli di 90 gradi. Questo non permette nemmeno il beneficio del tempo, perché abbiamo visto che ci sono delle esternalizzazioni e quindi dei problemi ambientali, dei problemi sotto il profilo del lavoro, dei problemi sociali, ma i benefici sono veramente pochi, perché, anzi nulli, perché l'alta velocità passa già in questo momento,
il tempo non c'è un vantaggio tangibile. In pratica è totalmente inutile l'opera. Insieme. Tra le altre cose, invece di utilizzare una delle stazioni esistenti a Firenze, si vuole realizzare, anzi c'è il progetto di realizzare una stazione sotterranea della lunghezza di 500 metri tra Rifredi e Santa Maria Novella. È progettata da un artistar che si chiama Foster, sarà interamente sotto, quindi si accederà dalla zona ex Macelli, insomma chi ci passa con il treno vede che ci sono già l'inizio, intanto hanno liberato il lotto, hanno demolito le strutture. E il problema è che per esempio la valutazione di impatto ambientale di questa stazione Foster sotterranea non ha tenuto conto del fatto che potrebbe esserci un allagamento, e quindi Firenze è soggetta a alluvioni come nel 66, quindi questa potrebbe essere sicuramente una criticità. Inoltre passa una falda proprio nel punto in cui verrà localizzata questa stazione sotterranea. Ci saranno delle pompe che da monte pomperanno a valle l'acqua della falda, perché se interrompi una falda in maniera sotterranea, come se fosse un lento fiume sotterraneo, hai ovviamente una diga sotterranea che crea dei problemi di innalzamento della falda a monte e di abbassamento a valle. Quindi diciamo che il progetto sicuramente è totalmente avulso dalle necessità fiorentine, anche perché un'opera è necessaria, ci viene ripetuto, quest'opera è necessaria per liberare in superficie, è necessaria perché l'Europa ce lo chiede, è necessaria. Ma un'opera è realmente necessaria quando non esiste un'alternativa praticabile a quell'opera. Invece in realtà l'alternativa praticabile è la realtà di adesso, cioè che l'alta velocità passi sopra dove passa adesso, con ovviamente una razionalizzazione delle stazioni e del traffico rispetto anche ai livelli, come si diceva prima, quindi un'interazione con gli altri livelli, perciò treni regionali, intercity se continueranno a esistere, ma anche i trasporti diciamo locali, quindi la tranvia eccetera eccetera. Il passaggio dell'alta velocità da un nodo come Firenze, che ha una forte attrattività turistica, poteva essere l'occasione per riorganizzare un po' la città e la viabilità. Invece in questa maniera viene trasformata come un'occasione invece per creare dei problemi aggiuntivi alla città, con un dispendio ovviamente di denari 50 volte superiore a quello che poteva essere nell'alternativa. Quindi in realtà quello che si è parlato del modello TAV viene riapplicato nuovamente a valle nel nodo dopo Barberino. È buffo e è molto singolare che i fiorentini, che sono un po' chiusi di natura, non riescano a capire che hanno già che è già successo qualcosa di simile a già 30-40 km da Firenze fino a tutto il Mugello, che loro l'hanno sotto gli occhi e non capiscono che lì è già successo tutto. C'è stato il disastro ambientale, sono state delle problematiche sociali, sono le indagini della magistratura, c'è di tutto, ma non riescono ad arrivare alla sintesi. Questo anche perché il modello TAV in realtà è anche un modello mediatico forte di occlusione di tutto quello che è la percezione della mancanza di democrazia, della mancanza di capacità di scelta, come si diceva prima, rispetto a un'opera che interessa a tutti, anche perché le opere per il territorio sono irreversibili e hanno dei tempi non umani, perciò una scelta sbagliata può portare ad avere degli effetti anche nel lungo periodo. I politici in primis dovrebbero avere questa capacità di lungimiranza nel pensare a quello che anche è il futuro del luogo in cui operano.
è ridicolo che invece si pensi all'adesso qua l'interesse mio, che è proprio la negazione praticamente del pensiero politico. E questo penso che il modello TAP sia la rappresentazione ideale di questo. Io un'altra cosa simile l'ho trovata solamente all'Aquila nel caso della ricostruzione post sisma, dove di fatto si trovava un po' la stessa dinamica, il pacchetto preconfezionato voodoo dove ti dico, come ti dico, l'alta velocità migliorerà la tua vita, porterà sviluppo, là c'era il piano case, abiterete tutti lì, che non c'è una documentazione, non c'è niente e non può quindi nemmeno essere attaccata. Poi abbiamo una problematica in questo momento che è nodale, che è quella delle terre di scavo, dove se vuoi dire qualcosa si arriva, insomma. In pratica la talpa è a campo di Marte attualmente e si sta appoggiando al pavimento di Firenze, pronta diciamo a scavare. In realtà questo pronto a scavare è immensamente relativo, perché non si sa se ci sono tutti i pezzi, anche a seguito di interrogazioni non è venuto fuori se sia completa. In realtà l'unica cosa che riusciamo a vedere sono dei pannelli che precludono la vista, quindi non si sa, però diciamo che la talpa lì potrebbe essere. Quello che non porta a far partire tra le altre problematiche è proprio dove smaltire le terre di scavo. L'enorme fresa, che è in pratica la parte che batte contro il terreno, per non surriscaldarsi e per poter scavare in maniera agevole, ha bisogno di alcuni additivi chimici che raffreddino la massa della fresa, il ferro per capirsi, e aiutino a disciogliere il terreno. Il problema è che quello che è il risultato dell'escavazione è un inquinante, in pratica, è un terreno contaminato. E attualmente non c'è un piano dello smaltimento di questo materiale. E questa è sicuramente una problematica fortissima, anche perché in tutte le opere che vengono fatte, in realtà l'appalto della costruzione e della progettazione, vi ricordo l'Archistar che fa la stazione, il progetto di un grande studio di ingegneria, le ditte appaltatrici, c'è Calabrese che è, per dire, una ditta, quella che monta la presa, che ha delle implicazioni anche con alcuni processi, sono ditte grandi, non del luogo. L'unica opera che l'unica diciamo attività che può avere un interesse in luogo è il movimento terra, e quindi ovviamente essendo la prima cosa serve anche un po' come zuccherino prima dell'amaro, perché probabilmente sono degli interessi, però in questo momento non c'è la problematica proprio di questa massa di terra che verrà estratta, inquinata, e di dove metterla. Noi stiamo cercando come movimento ovviamente di monitorare nel limite delle nostre possibilità. Vi ribadisco che abbiamo fatto anche tramite delle persone, dei consiglieri, delle interrogazioni a livello regionale, comunale, senza avere una sostanziale risposta. Quindi è difficile anche proprio materialmente avere delle informazioni su quello che accade. Perciò anche impostare una battaglia è ovvio che è come se fosse un continuo stand-by. Rispetto ai vari scenari che si possono prefigurare. Noi siamo ovviamente pronti nel momento in cui iniziano i lavori a bloccare sicuramente tutto quello che esce dal cantiere o che entra, per esempio pezzi del macchinario, della talpa, eccetera. Quindi è un po' questo il momento, diciamo la fase che stiamo vivendo. Come movimento stiamo riuscendo a creare una rete andando un po' più là delle questioni tecniche ambientali legate al tunnel, e andando su un modello di sviluppo che vorremmo, e quindi cercando di metterci in rete con le altre realtà, gli altri movimenti, cercando con questo anche di sensibilizzare la popolazione a capire che non è l'opposizione all'opera, è la proposizione di un nuovo modello e di un qualcosa che può essere sicuramente
quanto fase sperimentale, più utile per il futuro, insomma, della città e degli altri territori. Ora sta venendo il giudizio veramente. Perché è molto attuale, perché adesso la comunicazione che passa è quella che si punta al progetto low cost e che si prevede di realizzarlo per fasi. Anche questa è una cosa che va fortemente contestata, ma non perché noi non siamo mai contenti, diciamo no a tutto, perché questi continuano a proporre delle cose senza senso. Intanto il progetto a fasi prevede che la prima fase, guarda caso, sia il tunnel della tratta internazionale. Peccato che tutti gli studi, anche dei proponenti l'opera, quei pochi studi che hanno fatto, hanno rivelato che il nodo, il problema sta a Torino. Allora, se io devo fluidificare una linea, intervengo prima dove c'è un nodo che blocca. Non mi serve creare un'arteria più ampia che connetto alla vecchia linea, per cui poi si restringe, e quindi ovviamente la capacità di trasporto deve essere commisurata alla tratta con meno potenziale di trasporto. Quindi anche su un tunnel dove possono passare 500 treni al giorno, dico delle cifre a caldo, ma che è connesso a una linea su cui ne possono passare al massimo 300, è evidente che io devo far passare 300 treni e non 500. Se poi questa linea storica arriva a Torino, che è un imbuto e tutto si blocca, devo commisurare il passaggio dei treni a quello che riesce a passare nell'imbuto. Questo lo capisce chiunque abbia mai travasato un liquido attraverso un imbuto. E questa è una cosa. L'altro aspetto tragico del lavoro per fasi è che è il modello della Salerno-Reggio Calabria. Cioè, portare avanti un progetto, dice vabbè, lo facciamo per fasi, man mano che ci sono i soldi facciamo i pezzi. Intanto vuol dire che anche gli eventuali benefici non arrivano alla fine della prima fase, continuano ad arrivare eventualmente dopo 30 anni. Ma soprattutto il lavoro per fasi ha già dimostrato che serve a dare incarichi, progettazioni, revisioni del progetto, revisori dei progetti, perché questa è la cosa sostanzialmente che interessa, continuare a erogare denaro pubblico per portare avanti un progetto che in realtà non sarà mai realizzato, non sarà mai finito, non porterà mai i vantaggi, neppure quelli fantomatici che loro dicono. Questa è una cosa che deve aiutare nel far passare un grosso messaggio. La Torino-Lione non è un problema della Val di Susa, ma è un problema dell'Italia, perché questa cosa qua si riversa su di noi. Questo credo che sia, siccome l'esempio Salerno-Reggio Calabria credo renda bene l'idea, se mi capita di parlare con amici, parenti e conoscenti che dicono che questi locali hanno rotto le balle, forse potreste farvi riflettere sul meccanismo appunto della Salerno-Reggio Calabria, che è esattamente quello che scatterebbe in questa organizzazione per fasi. L'altra cosa che ricordava anche lui è difficile ottenere i documenti. Questo è un altro segnale molto preoccupante. Quell'accordo Italia-Francia di cui ho citato il primo articolo prima, non so neanche io come l'ha avuto Alberto Perino, nessuno sa come siamo riusciti ad averlo questo documento, perché alle richieste formali ed ufficiali il morto interrogato non risponde. Questi sono segnali gravi, gravi, vuol dire mancanza di trasparenza. Al di là di come uno la pensi, ogni cittadino deve essere messo in diritto di accedere a dei documenti ufficiali. Quando abbiamo presentato un ricorso al tempo dei sondaggi, abbiamo fatto un esposto anche alla Corte dei Conti denunciando l'eccesso di costi dei sondaggi, l'esposto è stato respinto. Noi non abbiamo potuto fare ricorso perché le ragioni del respingimento sono
state secretate. Allora, chiaramente, non conoscendo le ragioni di un rifiuto, io non ho gli elementi per ricorrere. Però manco si trattasse di un segreto militare che tiene in mano le sorti del nostro paese, sono state secretate le ragioni del respingimento dell'esposto. Se non sono segni di fascismo questi, io... Scusate, ma ci tenevo a dare anche queste informazioni. Aumenta la pioggia! Un buon segno, perché eravamo quasi al secco. Volevo ringraziare la solidarietà mia personale, ma anche di tanti altri cittadini che in questi giorni ho avuto l'onore, la possibilità di incontrare e di discutere di tante cose, di tanti problemi che mi affliggono. E credo che si debba, giustamente come è stato detto, trattare questo problema come un problema nazionale, un problema di tutti, un problema nostro. E quindi cominciare a fare degli atti concreti. Io mi sono accorto che un po' il problema della TAP è abbastanza conosciuto, cioè abbastanza tra i cittadini le cose, la conoscenza. Quello che non c'è tra i cittadini è la conoscenza di tutte le TAP locali che ci sono. Perché ogni posto ha una sua TAP, cioè un'opera altamente inutile. Io vorrei cominciare a focalizzare anche per le persone locali questo discorso. Qual è secondo me il modo migliore di aiutare loro? È cominciare a combattere quello che abbiamo noi. Allora io inviterei tutte le associazioni che sono qui presenti, tutti quelli locali, pisani, a riunirsi intorno a un problema di TAV che abbiamo qui noi, cioè l'inceneritore di Ospedaletto, che un altro anno ci spenderanno 15-16 milioni di euro levandoli dal sociale. Quindi cominciamo a combattere quello. Dopodiché capiranno anche la nostra opposizione alle altre cose inutili. Io mi piaceva anche approfondire con lei il problema di quando i lavoratori sono coloro che vanno a chiedere loro di fare lo straordinario, quando lo straordinario è colpa loro. Ci sono situazioni, non solo nell'alta, nel Mugello, nella Corda, ci sono situazioni di aziende dove il lavoro è diventato 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana, in questo momento di crisi di posti di lavoro, e la colpa è dell'operaio, perché sono loro che vanno a chiedere. Capiamoci, io non voglio colpevolizzare i lavoratori, ma è il sistema che li ha portati ad avere colpa di quello che un'ultima me l'ero dimenticata. Ieri la televisione ha detto che in Giappone hanno chiuso l'ultima centrale. Ora l'hanno chiusa per manutenzione, dicono, ma non la riapriranno più, fortunatamente. Allora io dico, se laggiù con 54 centrali in funzione l'altro anno di questi tempi sono riusciti a spengerle tutte, è segno che si può fare qualcosa di diverso. Non è che quello che ci vendono obbligatorio, necessario, impossibile farne almeno, ecco, laggiù l'hanno fatto. Cominciamo a riflettere qui. È venuto il terremoto. Non è stata una fretta pulita. Ma noi qui ne abbiamo avuti tanti e continuano così.
ora qui non siamo moltissimi, però io raccoglierei questa cosa delle grandi opere locali, fra cui quella lì, il Pinturmure, che faranno più inutile di quella, penso avrà la palma dell'inutilità, il collegamento veloce tra l'aeroporto e la stazione, l'aeroporto più in centro della storia, bisogna anche dire una cosa. La difficoltà è un pochino capire come ci troviamo, dove ci troviamo, come ci troviamo, se abbiamo pazienza ad ascoltarci, è un po' quello. Ho sentito, c'è un dibattito, c'è una manifestazione su questo. Tram, questa qui. Ma dove? È un'altra cosa. Era sul giornale. Cisanello, Piazza Vittorio Emanuele è un'altra cosa. Allora magari. Comunque, cioè, io credo che questo sia un modo di affrontare i problemi come si affrontavano nel 1800. Cioè, abbiamo bisogno di muoverci. Io credo che il futuro sia nostro, sia di quello di organizzare una società che sta ferma, che consuma meno, che non ha bisogno di fare grossi tragitti per andarsi a far levare il sangue. Guardate, ci sono qui il nostro ospedale che vengono da tutte le parti d'Italia a farsi levare il sangue, perché poi il professore, che non lo vede nemmeno, sulla base dei risultati dice: oh, stai bene, stai male. Perché se lo può far levare in Calabria e mandargli i risultati? Ma io credo che questa sia la prova del fatto che occorre discutere sicuramente delle singole opere, delle singole resistenze, ma inserirle in un quadro di modello di società per cui vogliamo muoverci, perché i meccanismi che stanno dietro cambiano le cifre, cambiano i tempi, cambiano i luoghi decisionali, ma i meccanismi che stanno dietro alle opere inutili sono esattamente sempre gli stessi. E quindi credo che questo sia il segnale politico importante, fondamentale: continuare a opporsi alla singola opera. Noi continueremo a opporci alla realizzazione del TAV in Val di Susa, però se riusciamo a connettere, a creare quella cornice concettuale complessiva del modello di società verso cui si vuole tendere, allora si tagliano le gambe anche a quelle obiezioni, secondo me banali e vuote, del sapete solo dire no, a cui io in genere rispondo dicendo: fatemi delle proposte intelligenti e vi dico sì. Se continuate a proporre delle cazzate, continuerò a dire di no. Quindi non fermarsi di fronte, no? Perché poi anche nel mondo della politica da anni è invalso lo slogan: non possiamo essere quelli del no. Ma chi l'ha detto? Se io dico un no utile, lo dico, e lo dico con orgoglio e con fermezza. E comunque ad ogni no corrispondono una serie di sì, di alternative. Quindi è importante, come sottolineavi anche tu, però riuscire a cucirlo questo tessuto che tiene insieme le diverse resistenze, che devono avere un obiettivo comune come grande cappello poi degli obiettivi specifici legati alla... Quindi portare davvero il locale, al locale che non è localismo, locale che ha una sua dignità, una sua importanza, però ha una dimensione, e questo è un passaggio politico, prima ancora che tecnico, di merito sulle singole opere. Penso che questo sia un po' il percorso che dovremmo riuscire a intraprendere. Poi è chiaro che ognuno dedica energie al pezzo che più lo coinvolge in quel momento, però riuscire a metterci in una dimensione più complessiva credo che sia la via d'uscita da questo attacco che arriva da tutti i lati, da tutti, no? Anche di fronte alle cose conclamate, cioè nel Mugello hanno prosciugato le falde acquifere, a noi continuano a dire che in Val di Susa non succederà. Ma perché mai? Ma perché c'è la Madonna del Rocciamelone? Scusate, non credo. Credo che abbia altri pensieri. Condanne, no? Accertati, e nessun colpevole, perché ad oggi il processo è finito in quel modo. Quindi delle 37 condanne, dei 150 milioni di euro di danni, anche se poi danni all'ambiente non è che si possano calcolare così, perché poi tutte le falde, tutto il sistema idrogeologico non sarà più come prima,
ad oggi poi invece in realtà tutto è stato di nuovo con l'anno scorso a luglio, proprio quando ci fu, quando nel frattempo c'erano gli scontri in Val di Susa, uscì questa notizia e rimase solo locale, cioè uscì solo in Toscana del processo con nessun colpevole per i danni del TAV e Mugello. Quindi se dopo il danno ci deve essere anche la beffa dell'impunità, questo messaggio deve arrivare ancora più forte laddove le opere non sono ancora cominciate. C'erano anche dei politici tra gli imputati, l'ex governatore Martini ad esempio. Sono Sabatini dell'acquedotto Medice di Pisa dell'associazione e volevo dirvi che ci stiamo unendo in tante associazioni, WWF, Lega Ambiente, per difendere il nostro territorio. È nato dall'acquedotto Medice, una zona molto bella, rimasta incontaminata praticamente da 500 anni e quello che vogliamo fare è riunirci come associazioni perché è l'unico sistema per poter combattere queste decisioni. Voi questa tangenziale che vogliono fare, noi abbiamo dimostrato con i nostri tecnici che ci sarebbero molti problemi che si possono risolvere diversamente dall'invasione di terre agricole. Il consumo del territorio, basta sentire, abbiamo Settis che è un professore che ci guida, cioè, quindi che chiede a tutte le associazioni di vedere di contattarsi per poter fare una massa critica. E siamo qui anche per, abbiamo sentito volentieri voi e mettiamo poi su YouTube il diritto del cittadino a conoscere, perché purtroppo tante cose il cittadino non le sa, non le saprà mai e quindi ha sete di queste informazioni e noi ci siamo. Grazie. Volevo dire una cosa, sì. Che appunto a me mi aveva ormai tanti anni che sento parlare della Val di Susa e mi ha sempre affascinato questa popolazione che insieme porta avanti un'idea e la porta avanti in modo così convinto, con tanta energia da bloccare fino ad ora un qualcosa che... E mi piace l'idea di sentir parlare di associazioni che si uniscono, che sono convinta che insieme possiamo fare sicuramente molto di più che muovendoci in modo frazionato. Avevo sentito anche venerdì sera c'era un incontro su questo tema. E la cosa che mi lascia un pochino così per la mia storia, per quello che è usare delle parole come combattere e nemici. C'è una frase che a me è piaciuta moltissimo, che per superare l'oscurità non c'è bisogno di combatterla, ma di portarci la luce, perché dove arriva la luce il buio se ne va. E allora ecco, mi piacerebbe molto che diventasse questo una... appunto, insieme possiamo portare avanti un qualcosa e penso appunto che al di là di tutti gli interessi, di tutto quello che ci può essere, che produce malessere intorno a noi e dentro di noi, però appunto noi possiamo muoverci appunto in modo diverso, sostenere le nostre idee e portare le cose belle in cui crediamo davanti a chi pensa cose diverse, ecco. Però non so, mi piace molto questo provare a cambiare il linguaggio. Una volta un monaco con il quale ero in collegamento diceva che i pacifisti alle volte sono più violenti di chi promuove la guerra, perché quando noi ci muoviamo lottando, combattendo e usando certe parole, poi alla fine sciupiamo le cose belle che invece stiamo portando avanti. Ecco, quindi forse penso che sia più importante dar valore a tutta la bellezza che c'è nella Val di Susa e in tutte le persone che appunto stanno portando avanti dei progetti. Beh, io sono del movimento per l'acqua, credo che i movimenti come non solo la Val Susa, ma quelli che hanno lottato per l'acqua, quelli che lottano per la salute, l'ambiente, i territori, eccetera, abbiano
sempre dimostrato nel corso di questi anni di saper usare il linguaggio in maniera, io direi, appropriata, e anche di saper utilizzare le forme di comunicazione più ampie, più varie, senza ottusità e praticando tutti i terreni. Come Movimento per l'Acqua, per esempio, abbiamo percorso di recente la strada elettorale, quella del voto, no? E tuttavia non dobbiamo mai dimenticare che il tipo di opposizione cruda e violenta che abbiamo al contrario, che si oppone alle nostre mille forme, mille terreni che sempre sappiamo praticare. Veniva detto prima, le accuse che ci vengono rivolte sono quelle di saper dire solo no, oppure di essere locali, parziali, che le nostre lotte, come se quando diciamo territorio volessimo abbracciare un pezzo solo di quanto ci appartiene. Questo non è vero, è una menzogna. L'esperienza dell'acqua è stata grande da questo punto di vista, no? Perché è stata nazionale, avevamo comunque una proposta come quella della legge di iniziativa popolare, ebbene nonostante tutto questo la sconfitta che patiamo, no? L'irrisione che patiamo già dal luglio dello scorso anno direi che è estremamente violenta, ecco, quindi io non credo che sia un problema nostro quello di, non mi sento per niente colpevole, ecco, come movimento che a vari livelli, insomma, vive il territorio con le lotte sul lavoro, l'occupazione delle case, la TAV, l'acqua, gli inceneritori, l'acquedotto Medicio, non mi sento colpevole, non sento che a noi non manchi niente, ecco, non sia mai mancata l'apertura e la capacità di provare a praticare tutti i terreni. Certo, quello che abbiamo di fronte è davvero una violenza che si esprime a livelli direi incredibili, no? Perché ignorare il voto di 27 milioni di persone, ecco, a me ha fatto dire per esempio che forse tra tutti i terreni che ho sempre praticato, sicuramente quello che non praticherò più sarà quello dell'urna elettorale, per esempio, no? Mentre dovremo senz'altro sviluppare tutte le potenzialità che abbiamo per metterci in rete, partendo però dalla convinzione profonda che è partendo da noi e da quello che sappiamo fare, dalle capacità che abbiamo, ma anche dal non delegare a nessuno la difesa di quello che ci appartiene e del mondo nuovo che vogliamo costruire. Aggiungere una cosa a quello che diceva Gabriella poco fa. Io ieri sera mi sono un attimino dispiaciuta a proposito dell'uso delle parole. Sono convintissima che le parole siano importanti e che siano energia che si diffonde, e trovo qui il coraggio di dire, provare a riflettere sulla parola è dura, la battaglia che state combattendo, che tutti gli altri hanno detto di combattere, che ognuno di noi a modo suo pensa di combattere nel proprio quotidiano. Mi fui invitata io stessa a cambiare questo termine con è difficile, è una battaglia, sono battaglie difficili. E per me fece la differenza, chi me lo disse mi convinse e mi sforzo di usarlo.
Ecco, volevo aggiungere questa cosa. Non per colpevolizzare chi... Ognuno può fare quello che vuole, lo vediamo, siamo qui a testimoniarlo. Però ecco, sono convinta che anche i termini, non ahimè... Non ieri sera mi sono raccomandata su quella I, perché sì, a Saradira, sì, in so piemontese... Dire. No, ma adesso spiego questa specificazione. In piemontese a Saradira vuol proprio dire sarà una cosa che opporrà delle difficoltà, no? Certo. Quindi il senso... è questo. Io personalmente mi sforzo, per esempio, non so se è sufficiente, di usare il termine avversario invece del termine nemico. Devo dire però che non mi sta neanche bene e premetto che io non sono tutt'altro che una che sceglie percorsi, diciamo, che possano ispirarsi alla violenza o alla prevaricazione, almeno non coscientemente, poi inconsciamente ognuno di noi può essere violento e prevaricante. Però non mi sta neanche bene confondere la violenza con il conflitto. Cioè il conflitto è democrazia. Assolutamente. Perché non è cioè, lo vediamo in questo appiattimento, in questo magma che hanno creato, no? Adesso non c'è più conflitto nel nostro mondo politico, ma c'è una violenza terrificante. Io trovo terribilmente violento un governo che dice questo è il provvedimento e così ha da essere, se no ce ne andiamo a casa, no? Quindi sono tanti modi di essere violenti, sicuramente è giusto che ognuno di noi avvii la propria riflessione. Sul nostro slogan credo che ormai sia talmente connaturato, faccia talmente parte di noi e della nostra vita, però se può servire a tranquillizzare, chiarisco che in piemontese e a Saradira e in piemontese il senso è proprio quello, sarà difficile per noi. Però sappiate che sarà difficile anche per voi. Ma comunque anche noi si dice, cioè sarà per voi nel dura senso, per dire proprio, sarà difficile, Gianna. Quindi è io credo che qui ci siano degli normale, sarà dura, sarà una questione dura, sarà una questione difficile. Poi, cioè qualcuno può trovare eccessiva l'ironia della maglietta che dice ci dicono di isolare i violenti. Ci proviamo, ma è difficile perché hanno manganelli, idranti. Allora, io credo che occorra anche una riflessione sulla violenza anche fisica, oltre che politica e psicologica, che in valle si sta vivendo, dove si utilizzano gas lacrimogeni al CS, che è vietato dalle norme internazionali. Cioè, diventa poi anche difficile chiedere alla gente di non ricorrere all'autodifesa. Anche se io sono una che cerca di andare via un momento prima, piuttosto di dovermi autodifendere, cerco di non prendermene. Sarò vigliacca, non lo so, però devo dire, forse comunque ci sono ovviamente temperamenti, modalità diverse di rapportarsi. Ma io non mi sento meno violentata dal fatto di non poter accedere a una strada perché è militarizzata da mesi, non mi sento meno violentata dal fatto che questa militarizzazione costi alla collettività 90.000 euro al giorno mentre si condannano milioni di persone alla miseria, no? Quindi indubbiamente sono riflessioni che è utile, importante, fondamentale fare. Ci tengo a ribadire che la matrice fondante del movimento è una matrice non violenta. Bisogna prendere atto di determinate situazioni in cui scattano anche dei meccanismi di salvaguardia individuale. Indubbiamente sì, il linguaggio può dare il proprio contributo a delle scelte di violenza. Credo che ci siano delle scelte sostanziali che meriterebbero delle prese di posizione almeno altrettanto nette.